Commence demolitions maneuver, Delta. Nel dubbio. Dai, le recitazioni di guerra le facciamo ora che registro, antipatico. Oh, che tra l'altro, parlami, come l'ha preso il tuo amico di guerra? Perché sai, Rex, ho trovato bellissimo il film, un film con una citazione bellissima che ho mandato a Delta. Che Delta dice sempre, cioè, il mio amico a cui piace la guerra, no? Quel film, guarda che quel film è tematica storica comunque, me l'aveva detto, conosco il film, L'onore dell'uomo, non mi ricordo come si chiama il film... Delta, lo conosco io il film Uomini contro, l'ho visto, l'hanno anche proiettato al cinema qua da noi. Conosce benissimo quella film, mi ha detto. Vabbè, ma quando io dico ama la guerra, questo vale anche per Rex, perché anche lui... No, ma mi fa troppo ridere perché nel film c'è proprio il generale che gli dice tu ami la guerra. Però là è cattivo, guarda, perché quello è un concetto di dice ti piace uccidere. No, lo so, però mi fa troppo ridere come va bene. Vabbè, naturale, cattivo, sì. Oddio, siamo sul cammino e siamo droidi. Poi ti guardi e gli fa, no, io faccio il mio dovere. Non ti ho chiesto se fai il tuo dovere, qua tutti lo fanno, sennò vengono fucilati. Ti ho chiesto se a te piace o non piace la guerra. Dai, che film, cioè, di che epoca si parla? Uomini contro. Non ho mai visto. Seconda guerra mondiale. È un film in cui è praticamente una versione molto drammatica della guerra in Italia, perché la prima guerra mondiale in Italia. Sì. Prima guerra mondiale. Hai il cattivo del film che è il generale Leone, che praticamente è una parodia del generale Cadorna. Sì. Ah, cavolo. Okay. Le cose che passano praticamente una più stronza dell'altra nel film. Sì, no, cioè, quando dice parodia è un modo di dire, nel senso che non è lui, però rappresenta quel personaggio ed è proprio stronza, sì. È cattivo. È una cosa dire parodia, allegoria o... Perché non si può manco dire, no, effettivamente. Metafora. Sì, è cattivissimo. No, che poi rappresenta effettivamente quello che è successo, quindi... Siamo sconfitti, vabbè, perché siamo arrivati in ritardo, però in Repubblica tu indizi. Sì, secondo me quel film è un po' troppo, come posso dire, è un po' troppo politicamente un po' di sinistra, perché come si dice, il fascismo è il male del mondo e i soldati dovevano fare la rivoluzione comunista anche lì, anche in Italia. Sì, ho già capito come va a finire, sì, ok, poche volte riusciamo a fare film decenti di guerra, ecco. Sì, alcuni sono fatti bene, alcuni, altri... Sì, ma sono molto pochi, il problema è che cadi sempre o appunto sul politicamente sbagliato, o nel, ma neanche nella retorica, proprio nel ripetitivo, nello stereotipo, ecco. Però aspetta, tipo che so, il mandolino del capitano Corelli, perché se parli di italiano è una sopra femmine che si conquista le donne, si innamora e chi è là, è sempre la solita storia. Ah, se parli di film italiani su questi contesti, vabbè, si può, c'è il rischio di questi stereotipi. Se parli di film globali, beh, ce ne sono tanti belli, di guerra... No, vabbè, ok, globali è un altro discorso, io parlo di film italiani. No, italiani sono italiani, troppo pochi. Film italiani belli di guerra, c'è La La Main, quello che mi è piaciuto veramente bellissimo, tanto, molto bellissimo. Bello. Però c'è Pierfrancesco Favino, che comunque chapeau, è un grande attore, quindi... Poi c'è La Grande Guerra anche, che è fantastico. La Grande Guerra, sì, giustissimo. Poi... forse nella Siria, però anche lì, cioè, si è caduto sempre sullo stereotipo dell'italiano che si innamora della donna locale, cioè... quella è un po' una, quella, sai, che quella non è più guerra, quello purtroppo non sono più film di guerra, vengono chiamati film di guerra romanzi, perché ma si chiama lo drammatico, però comunque è un film di guerra. No, viene chiamato romanzo perché effettivamente non è più un concetto solo di guerra, ma si parla di amore, contatto, cioè tutta quella cosa che non è quella la boiata, appunto, che comunque diventa sempre una rottura di coglioni che rovina poi i film, cioè tu parli di una tematica molto importante, molto profonda, e poi alla fine cadi sempre nello stereotipo. Dipende, in questo caso se si parla purtroppo del film che è romanzato, quindi romanzato, allora purtroppo ma succede, sì, ma va bene, che... però io capisco, cioè un conto se gli americani che mi fai film di guerra belli e poi mi fai le cagate romanzate, va bene, ma noi facciamo solo cagate romanzate, quello che dico. Ah, beh, quello poi è un problema, beh, quelli sono i film italiani che lo fanno in quel modo, però esiste la tipologia, guarda, per Hardborn, l'ultimo film del 2019,
il film di guerra. Ma c'è tutte e due, c'è tutte e due e comunque c'è tanta guerra. Sì, sì, però quella ad esempio è fatto molto, molto male. Molto... No, no, per farti un esempio, quella è fatto molto male rispetto al film del 78 che fecero del 76. Ora c'è la Tora Sì, anche quello, anche quello, sì, anche quello. No, ci sta anche un atto per Arbor che si chiamava la guerra, la battaglia di Arbor, non mi sembra. Che oltre che Tora Tora, che è uno solo di uno spettacolo di film a tema storico, militare. Mi ricordo la battaglia che lui avevano fatto come film. Che bello, bellissimo. Sì, bello anche quello. Giovane Aquile, molto bello. In Italia Giovane Aquile, beh, Giovane Aquile però è molto recente. Però da considerare uno dei bei film, un po' romanzato no, anche, ma non bello, ad arrovinare. Giovane Aquile è molto bello, cavoli che... Tra l'altro, cosa l'avevano fatto Rex? La scena del dirigibile è stupenda. Sì, sempre in italiano, sempre in Italia avevano fatto Addio alle armi di Hemingway. Molto con bello. Vittoria dei Stigati. Quello l'ho già sentito, però non l'ho mai visto. È bello, però è pesante. Sì, è un po' pesante. Con Vittorio De Sica e Alberto Sordi, tra l'altro. Che è stranissimo perché Alberto Sordi diventa tipo. Come non so, Tom Hanks nella seconda guerra mondiale, perché dice allora quindi lui era capitano a Normandia, ma era anche capitano di una nave, sai, in un altro film, sempre la seconda guerra mondiale, quindi fa troppi ruoli della stessa guerra, lo confondi. Sì, però con il padre di Christian De Sica è un capolavoro, perché quello è un... Vittorio De Sica. Non Christian Vittorio. No, ho detto il padre di Christian ragazzi, De Sica. Ragazzi, qualcuno mi dà copertura, per favore, col bombardiere. Sì, no, dico, è un po' ironico pensare che nella prima guerra mondiale, come si chiama, Sordi avesse fatto sia il soldato là, della grande guerra che fa un padre dell'esercito. Come si chiama? Il prete dell'esercito, non so neanche. Ah, sì. Il cappellano. Sì, fa il cappellano in Addio alle armi. Quindi è un po' ironico. Ragazzi, copertura, sono un bombardiere, ragazzi. Non ce la faccio da solo se non mi date copertura. Arrivo. Lo sto facendo anch'io da anni, però sono da solo. Quindi cerco. Come da anni. Io sono un veterano, ho fatto 80 missioni con B-17, sono sempre tornato in giro. Io l'ho fatto da anni, non ho mai avuto bisogno di scorta, sono lento. Esatto. Noi abbiamo la fortezza volante, non ci abbatte nessuno. No, comunque prima avevo detto il padre di Christian De Sica, attenzione, non ho detto Christian De Sica, ho detto il padre, okay. Attenzione prima. E infatti mi scordo sempre il suo nome, ecco che ho detto il padre. Poi avevano fatto anche il film carino, mi ricordo, ne avevano fatti un paio con Totò, sempre ma Totò ha toccato molte tematiche ignoranti, Totò, perché si basa sempre su quello comico, ma Totò... Ignoranti. Aveva fatto Cosola, come si chiama, i due colonnelli. Sì, bello. Molto satira, però molto bello. E poi aveva fatto un altro ancora che non mi ricordo più, che avevo guardato anche recente. Ahia, è morto male. Dove faceva il Cosola, come si chiama, il ladro di... Bicicletta. Era con Vittorio De Sica. Più o meno, era sempre con Vittorio De Sica e faceva il... Si fingeva i carabinieri nella Repubblica di Salò con quei tedeschi che arrivavano. Non mi ricordo, però le tematiche sono belle quelle. Il tedesco faceva il discorso e lui faceva la pernacchia e poi arrivava il tedesco. Qualcuno ha fatto un rassino, muore con la bacca! No, perché c'è da dire una cosa su Totò, che mi piace i film di Totò, lo ammetto, ma perché non perché è napoletano o roba simile, perché si prende... No, come vuol dire, si prendono anche a me che non sono... Ma no, perché lui è tragicomico. Totò è un attore tragicomico su tanti punti di vista, i suoi film sono molto surrealismo. Sì, ma poi ha un carisma che è una cosa fantastica. Sì. È proprio lui come persona che è simpaticissimo. Sì, poi si impappa con... Cioè, lui lo metti con... come si chiama l'altro... l'altro attore che faceva... Non Gianni Pinotto, come si chiamava quello? Sì, ho capito. Vabbè. No, un altro attore con cui faceva... Sì, è venuto spontaneo loro, perché più o meno come epoca. sì, infatti gli anni sono quelli. Sì, capito. Sì, no, ma era proprio divertente che si complementava. Poi ti ricordi c'era un altro film in cui sempre erano... Tirano sempre un sacco di volte fuori l'ambito della guerra, infinito Totò. Vabbè, perché ci sono quelli là di Stalleolio, che ci sta anche la questione della guerra, anche là hanno fatto un film dedicato alla guerra, mamma mia. Sì, avevano fatto Il compagno B, mamma che tra l'altro, una cosa, tu te lo ricordi, Rex, l'hai mai visto?
Dimmi qual è, perché non mi ricordo. È quello in cui hanno devono consegnare la bambina del loro compagno durante la prima guerra mondiale. Si vengono arruolati in guerra. Sì, sì. E combattono la prima guerra mondiale. È molto bello. Staglio Olio. Sì, Staglio Olio, sì, sì. Molto bello, no, no. Era proprio un film. Sì, sì, poi un film in bianco e nero. Molto bello. Ma sai che ci sono rimasto male perché in Italia lo hanno censurato, quella sì, è una cosa interessante. Io l'ho visto perché, in inglese, l'ho visto. Sì, perché nella versione praticamente funziona così, loro erano al fronte con il loro compagno, a un certo punto il loro compagno decide di andare in pattuglia perché deve fare la guardia, perché il suo turno di fare la guardia e viene catturato da dei tedeschi. E nel film vedi semplicemente che viene catturato e basta. Mentre invece nel coso lì, e poi loro si trovano con la figlia del loro compagno che devono riportare ai genitori, no? Ai genitori suoi, quindi ai nonni, no? Sì. Perché, e io dicevo, ma perché non vengono aiutati dal coso lì, dal suo padre legittimo che tecnicamente è stato catturato? Perché nel film viene detto nei titoli, ma non nella versione italiana, che lui viene fucilato dopo. Sì, viene ucciso. Sì, ah. E quindi nella versione italiana non lo capisci e dici, ma scusa, era stato catturato perché non, sai, no, perché non gli dà una mano a ritrovare i genitori. Eh no, infatti ci sta assolutamente. No, non l'ho mai visto questo qua. No, è molto, molto, molto carino. Ma ci sta anche un altro dove loro sono nel, come si chiama, nel territorio straniero. Madonna, quanto è bello. Anche quello, dedicato ai territori stranieri vicino all'Islam, tutte quelle cose là. Ma non era quello della regione straniera? Regione straniera, sì, regione straniera. Ah, ok, era non era il figlio del deserto, era un altro. No, quello era l'altro, un altro ancora. Sì. Il figlio del deserto è fantastico. Ma si vede che sono britannici che sono fissati. No, pensavo che britannici. Sì, sì, ma sono britannici. Sì, che sono fissati col colonialismo e andare nel deserto a farsi fatti loro. Farsi fatti loro in terra. Io mi ricordo da bambino che ero là che dicevo, ma scusa, ma l'Inghilterra non può più mica quel deserto, come fanno a trovare tutti quei deserti? Ho detto, saranno in America. Ho detto, aspetta, non può essere in America quei musulmani. No, io invece, sai che non ci ho mai l'ho dato per scontato che erano lì in Africa, per un semplice motivo, perché vidi anche, ecco, Paolo Villaggio, senza offesa, che è andato lì. Cioè, c'è un film dedicato a Paolo Villaggio lì, quindi... È vero, nelle comiche. Nella legione francese, la legione straniera, esatto. La legione straniera è francese. Sì, è francese. E dici, ma la Francia che ci fa in Africa, la domandina, vero? Quella si chiama colonialismo. No, no, è veramente guarda, ci sono tanti bei film, anche in italiano, sulla storia, sul concetto politico, tante belle cose vengono ignorate. Peccato, veramente, abbiamo tanta bella roba abbiamo fatto. Ma perché secondo me il pubblico non no, il pubblico non vuole pubblico. Vedere troppe cose pesanti, serie, e ci sta. Però non potete basarvi sui film, sulla mafia, 'Ndrangheta, Camorra, quello che volete, e poi mi rompete i coglioni. No, rotto la minchia quelli. E poi mi girano le scale e poi mi dico, no, ma togliamo Detective Conan in Mediaset perché non è adatto per bambini. Ah sì, però i bambini intanto si vedono Gomorra con i genitori. Vabbè, però sono accompagnati. Poi li vedo, li saluto. Ma a parte quello, ma poi tra l'altro la cosa che mi ha fatto sempre ridere è tipo che i Griffin li mettono in orario di pranzo. Sì, no? Orario di pranzo, i Griffin. E io dico, pazienza, i Simpson sono un sacco di cose che i bambini non capiscono, però due risate se le fanno comunque, no? Sì. Tematiche sono cattive, quelle dei Simpson, sono cattive anche quelle. Non dovrebbero essere messi in quell'orario, ecco. Esatto. Cioè, mi mettete i Griffin che è puramente cafone e molto, molto violento e pieno di satira. Molto violento, ragazzi. Soprattutto molto violento. Esatto. A me non mi piaceva, infatti, da bambino non l'ho mai avuto l'onore di vederlo, per fortuna, perché era su Fox. No, neanche a me piaceva da bambino, quindi... Lo vidi per pur caso molto dopo il liceo. Mi piaceva per le tematiche che toccava, perché io adoro le tematiche fino a un certo punto, ma la violenza che c'era, madonna, ti vi dico, era qualcosa di bruttissimo. Un universo parallelo, misero South Park al posto dei Simpson. No, ma South Park è molto meglio, ma è molto meglio South Park, perché essendo fatto in un modo sarcastico, un po' per visuale bambini, perché è fatto in quel modo apposta, tu non ci fai manco caso. A me South Park non è mai piaciuto più di tanto, sono sincero, non mi è mai... È molto particolare. Sì, è particolare, però non è ai livelli dei Griffin, perché ti fa ridere, stranamente ti fa ridere perché è molto allegorico. E poi ogni episodio ti fa riflettere,
perché c'è sempre una morale effettivamente alla fine. Ti spiega effettivamente. Ah, ma queste erano le prime stagioni, poi non so, è diventato un po' strano, troppo volgare, troppo violento. A me il Griffin allora tolto qualcosa che a volte magari o sono cose proprio interne americane che non capisci perché è cultura interna, oppure che ne so, a volte sono le battute un pochino troppo pesanti, allora va bene. Sì. Però in genere mi dispiacciono, a me quelli che proprio mi fanno cagare American Dead è una roba che non ho. No, cioè, non ha avuto successo in American Dead. Cioè, e poi a parte i personaggi che non ce n'è uno che si salva. No, ma a partire da oggi c'è veramente da spararli dall'inizio alla fine di ogni puntata. American Dead c'è un problema di American Dead. È proprio la cosa del tipo all'americano estremo che piace solo agli americani. Infatti è troppo esagerato. A sto punto meglio sì, quindi domando comunque anche come faccio a piacere agli americani, visto che tipo li bersaglia sotto ogni punto di vista. Sì, cioè, come se noi avessimo un programma che dove ci sono continuamente italiani che gesticolano, che mangiano pizza e mangiano pasta, sono mafiosi, suonano il mandolino, cioè no. Questo maledetto mandolino è autodistruttivo per me, se piace agli americani. No, ma è naturale, no? No, ma aspetta, qual era? Poi c'è un'altra cosa divertente, assurda, aspettate. Ah, e poi dicono, ecco, la volta scorsa stavamo parlando proprio, ecco, con Fallen Order, il fatto dei giapponesi, degli anime, cioè potete dire tutto quello che volete, però c'era sempre una cazzo di morale e situazione negli anime che ti spiegava la vita, come si viveva là in certi momenti. Vabbè, oddio, non facciamo tutto l'erba un fascio, perché io parlo di anime, cioè, no, io vabbè, quando parlo, no, era per fare un esempio. Allora, di solito quando io parlo di anime che mi piacciono, di solito dico il titolo. Se dico anime basta, dico proprio il peggio del peggio del peggio del peggio che c'è. Cioè proprio è un po' voluto, ma anche no, perché e che ce n'è tanti, quindi è come se dicessi cartoni animati americani, che vuoi dire, no? Cioè, bravo, cioè dici tutto e dici niente. No, io mi ricordo principalmente per dire il peggio del peggio del peggio. No, però non ho altri nomi con cui descrivere. No, perché io posso dire, però mo avevo fatto un esempio che abbiamo parlato prima di Sailor Moon quella volta, però giustamente Sailor Moon, al di là il protagonista che è quella più odiosa, però intanto fa vedere che la mamma è la casalinga della situazione, che sempre questioni economiche infatti la più sfigata delle protagoniste Sailor Moon, delle Sailor, perché infatti è quella più povera, cioè è allucinante. No, io non ho conoscenza con quelli là, io ho una conoscenza estremamente superficiale, dico, guarda, una serie... No, io l'ho analizzata tutta, io adoro analizzare tutto, effettivamente ci sono tanti fattori da analizzare, che è divertente, poi ovvio, se poi lo tralasci e dici, vabbè, non mi piace, è un altro discorso, però io li analizzo tutti, per esempio ci sta... come anime io vi parlo, per esempio Capitan Harlock, mamma mia che spettacolo quell'anime, però voglio delle tematiche forti che mettono, quanto cacchi tematiche ignoranti mettono, cioè anche i cartoni americani, poi mi fa ridere quando ci stanno gli estremisti dei giappominchia, io li chiamavo un tempo, allora giappominchia. Io li chiamo così, lo so che molti dicono, ma io adoro gli anime, i cartoni americani, i cartoni sono dei cartoni Allora, uno, anime è preso dalla parola animation, quindi non rompete le scatole, quindi punto uno. Punto due, lo dirò sempre, che quando io poi menziono Stitch Shark, menziono Spider, menziono X-Men, cose quelli, ma quelli sono della Marvel, e che cacchio significa? Sempre cartoni americani sono. Allora, bello il cartone degli X-Men. Mamma mia, gli incredibili X-Men erano uno spettacolo. Mamma mia. Cioè, però per dire, no, che cacchio, senza che mi venite a dire, ma quei cartoni non li possiamo considerare, no, e allora non mi venite a dire boiate, dedicato appunto anime, una cosa e cartone un'altra, no. Perché se dici cartone un'altra, allora sei ancora più fesso perché dimentico il concetto della parola anime, cosa significa. Giusto. Posso capire manga? Manga posso capire la differenza tra manga e fumetto, comics, perché sono due cose distinte e separate. Però devo dire una cosa, che stessi giapponesi, questo lo dicono sempre, che i comics americani sono molto più accurati e dettagliati dei loro manga. L'hanno sempre detto, ed è vero. Sì, molto. Ma non perché fanno schifo i loro, per carità, semplicemente... sono veramente troppo dettagliati quelli là,
americani. Basta vedere basta vedere Marvel con gli Avengers negli ultimi fumetti, Madonna, i riflessi di metallo di Iron Man, la il costume di Capitan America con quelle squame, cioè non è a livello, non è proprio a livello un manga, ma lo dici con loro perché non siamo... Ah, però in realtà guarda che dipende, cioè per certe cose guarda che i giapponesi sono maniacali. Dipende dal manga, dipende purtroppo dal manga, se il manga è... No, per certe cose i giapponesi non li batti. Cioè tu, io leggo fumetti americani da quando ho 8 anni, cioè io sono un mega fan di Spider-Man e li leggo da... da quando ho 8 anni. Madonna, quindi, ti leggevo anche degli anni 70, degli anni 80 e degli anni 90. Mamma io mia. Ti dico, i giapponesi a rappresentare, io parlo per dire, non so, anche piccole cose tipo, penso, macchine, moto, armi. No, questo è uno spettacolo. Non prendono l'idealizzazione di quella cosa e la rappresentano, cioè loro vanno a prendere il modello. No, quello sì. No, però aspetta. E se tu vedi tutti americani è tutto un po' casuale, una macchina è una macchina, una moto è una moto. Però il fucile è il coso con un'impugnatura, un caricatore messo a caso da qualche parte. Non parliamo degli anni 90 che è meglio tralasciare. No, vabbè, no, quelli non li tocco proprio. Parliamo. Poi a livello di luci, di riflessi, quello sono d'accordo che sono più bravi gli americani. No, io parlo di lucidità, di riflesso, di dettaglio. Se parliamo invece di... No, quello sicuro. Se parliamo invece di disegni un po' più generici, possiamo andare sul dettaglio. Io ti faccio un esempio di un manga già anime, Lupin. Porca miseria, le macchine, i veicoli, sono dei mostri anni 60, Madonna. 70, ti batte il culo. Ti fa un culo quanto una casa, una scuola. Già allora. Sì. Rex. Parliamo tipo del non so, tipo la Yamato, no? Gli fanno un fumetto sull'incrociatore Yamato là dei giapponesi che loro smaiano per quella corazzata gigante. La ti fanno ogni singolo bullone della torretta. Beh, corazzata non la potresti chiamare Yamato, corazzata Yamato non la potresti chiamare corazzata, è tecnicamente. Sì, vabbè, mega nave ultra mega gigante. Una nave da battaglia, cos'è? Esatto, super. No, caccia stellare. Caccia stellare. Quando hai dei dubbi, caccia stellare. Due caccia contro i caccia stellare. Delle torpediniere, una super torpediniera stellare. No, tra l'altro, aspetta, Rex, l'incoerenza assurda è che in episodio 6 chiamano tutto torpediniere di colpo, no? E certo, il Super Star Destroyer che di colpo è un super caccia stellare, ti ricordi? Perché tutti ma non lui? Aspetta, perché miracolo, però tutti nel doppiaggio. Sì, anche se comunque ci sono dei grossi errori, perché dobbiamo ricordarci, perché essendo che sto giocando ultimamente World of Warship con il mio amico amato, con l'amico della guerra, con il generale Cadorna, no? Che mi fa porca miseria. Sì. No, vabbè, scherzi a parte, lui adora ambito più che altro le tecnologie militari, infatti conosce tutti i veicoli quasi a memoria. Ah, quindi ho un tuo amico, non piace la guerra. No, ma... non piace la guerra in concetto psicologico, ma in ambito tecnico sì. È ovvio, grazie, sai quanti bei veicoli hanno realizzato. È quello che piace anche a noi, presumo. Ah? È quello che piace anche a noi, presumo. È ovvio, appunto, noi quello che noi saremo. Camera mia, perché ti faccio un'idea. Esatto. No, ma infatti lui mi dice subito... No, a noi piace solo la parte bella della guerra, tipo gli stermini alla fine. No, vabbè, quello no. Per non... Dai, siamo sinceri, quello no. Però i veicoli, cosa voglio, quelli ce li studiamo, ce li analizziamo e li sfottiamo. Però... Questo povero Cristo che ha quattro caccia dietro più Kylo Ren. Sì, io ero... Che forse uno di voi aveva quattro caccia... No, probabilmente ero io, perché continuano ad abbattermi veramente, che tanto, vabbè. Comunque... Tra l'altro, notare che siamo in meno della squadra avversaria. Sì, abbiamo notato. No, ma stiamo giocando molto male, non per qualcosa. Cioè, giocano leggermente male in queste partite. No, comunque, praticamente lui mi diceva chiaramente quando stavamo facendo le partite a World of Warship, cacciatorpediniere, incrociatore, pesante, leggero. Cioè, praticamente me li sta dice pure in inglese. Aspetta, l'incrociatore tascabile, il famoso incrociatore tascabile. In realtà è un termine sbagliato. Cioè, allora, lui me l'ha spiegato questa cosa qui e mi sembra che l'aveva pure accennato. Me l'ha spiegato, in realtà è stata una presa per il culo gli inglesi per fottere i tedeschi. Perché tutti pensavano... Te l'ho detto io che era una questione spionistica. Però
il loro nome in realtà tecnico sarebbe solo piccoli incrociatori. Invece quel cazzo piccoli incrociatori erano delle bestie di Satana, li fottevo per quello. Ecco. Perché pensavo che erano dei cacciatorpedini. Invece era un modo di dire. Sì, erano i Pokémon originali, erano i Pocket. Pocket Cruiser. Perché era tutta un'altra cosa. Perché tutti hanno pensato che erano dei piccoli cacciatorpedinieri. Invece non erano cacciatori, erano degli incrociatori leggeri ma più grossi. E avevano dato. Però essendo che erano leggeri li avevano chiamati in quel modo e quindi molti i tedeschi avendo preso relativamente leggeri l'hanno tradotto più comunque i tedeschi famosi per essere bravi in tutti gli aspetti della guerra eccetto nei servizi segreti, no in realtà no lei. Perché purtroppo loro l'avevano azzeccato giusto, che avevano capito che era una cosa piccola ma non avevano capito che si parlava di incrociatori. Come i servizi segreti della seconda guerra mondiale, che non ne azzeccavano uno. Vabbè, loro in realtà non li avevano proprio, più che cioè dipende. No, li avevano uno schifo, avevano perfino cos'era un pseudo traditore come capo dei servizi segreti, fantastico. Che bello, no, comunque quello che mi sto. Vabbè, non parliamo di ambiti tecnici, di strategia, che noi devo essere sincero, che forse una fortuna abbiamo avuto ancora mi ricordo la diplomazia fantastica dei tedeschi. Ancora mi ricordo nella prima guerra mondiale che chiamano gli inglesi, gli mandano un messaggio con su scritto: allora, inglesi, lo so che voi volete fare la guerra contro di noi, però nel caso noi dovessimo attaccare il Belgio, non che sia mai, ma nel caso attaccassimo il Belgio, lo smobilitiamo subito dopo guerra finita, cioè non attaccateci. E gli inglesi subito: ah, ok, attaccate il Belgio. Sì, sì. Ok. No, come no. Spoilerato tipo così, io ti chiamo, dico: ehi Paolo, tu, ehi Grievous Paolo, hai presente casa tua, no? Se io la radessi al suolo, non preoccuparti, te la ricostruisco dopo. E tu, perché mi dici queste cose? No, ma non preoccuparti nel caso tu veda delle ruffe che stanno per raggiungere il tesoro casa. Guarda, tu i soldi pronti, quindi non preoccuparti. Allora io devo dire una cosa sulla seconda guerra mondiale, questo lo dico perché avendo un po' studiato e poi anche perché è bella, è il sequel che funziona meglio dell'originale. È un sequel fatto bene, però la trama fa cagare per un semplice motivo: ha molte falle, soprattutto in ambito militare, dove praticamente mi mandano contro l'America, contro l'Inghilterra, uno dei migliori navi da guerra tedesca da sola, senza supporto, e viene silurata come non ci fosse un domani, perché il capitano della nave, quindi in quel caso più che altro ammiraglio, si sentiva mega fotonicamente potente contro e batte tutta una quando tutta un'armata flotta inglese, ovviamente ignorando dei torpedo dei sottomarini, ciuato che non è altro. E questa è una delle prime pecche. La seconda pecca, l'invasione noi italiani in Grecia. Le invasioni barbariche, cioè era tutto coerente la storia, poi di colpo mi arrivano i polacchi con la cavalleria e dici: intendevo gli italiani che sono andati in Grecia con quanti uomini? Aspetta, era giusto un pochettino, che okay? Un pugno di uomini, giusto perché tanto ce la facciamo. Invece abbiamo solo perso uomini in Grecia. Non abbiamo conquistato Malta, che è la cosa più bella, che dopo la guerra, seconda guerra mondiale, stesso un generale dell'esercito inglese disse: perché non è andato a conquistare Malta, che era neutrale? Il nemico arrivò incazzato e va: uè, perché? Io volevo combattere una guerra bella, invece voi non fate neanche le mosse belle. Ragazzi, io cambierei setter, perché io lo trovo usciamo. No, però per dire, sta cosa è... No, ho crashato. Ah, ok, boh, ma ha deciso il gioco che c'era da cambiare server. No, sì, esatto, io sono uscito, sono al menu. No, quindi capito qual è il fatto. Diciamo che grazie ai nostri agli errori di quegli imbecilli, praticamente la guerra è stata vinta dai talmente buoni della situazione. Potresti dire: guarda, potrei fare la recensione al secondo comune, dico: la trama era carina, il cattivo era fantastico, proprio il cattivo, madonna, era pazzo, migliore, uno dei più memorabili, poi il design fantastico, quel baffetto e tutto quanto, poi anche i crocchi, mamma mia, quando si sono fatti le uniformi hanno detto: facciamo le cattive, 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 poi ma le vuoi cattive, 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 sì, mettiamoci anche un teschio
proprio nero sul berretto, non per essere... No, comunque, no, devo essere sincero, forse siamo stati veramente fortunati perché di organizzazione militare c'era tanta, ma i superiori che comandavano le azioni erano dei rincoglioni di prima categoria, quindi possiamo dire che effettivamente per errori tattici militari la seconda guerra mondiale è stata vinta per poi per fortuna dai talenti buoni della situazione, dall'America e compagnia, diciamo, bella. Che quello buono si è ritrovato una lettera che gli consigliava caldamente di suicidarsi per non dar problemi ai suoi familiari, figurate. Sì, sì. Quindi buon'anima il signor Erwin purtroppo ha avuto veramente una beffa terribile. Sì, che era un grande stratega, porca cacchio, sì. Infatti gli inglesi lo tirano sempre in ballo ogni volta che devono mettere un generale tedesco buono. Beh, ma cavoli, lui, cioè, poi non era neanche un nazista, lui era un grande militare. No, tant'è che se tu ti ribellavi venivi ammazzato, purtroppo, per quella condizione, ovvio. Quella era sì, che tra l'altro sai Rex che, come si chiama, quello che ha ammazzato Rommel c'è anche nel film La Caduta. È il biondino, quello che beve sempre. Davvero? Sì, quello lì, quello che cerca di che tra l'altro mi sono in conflitto, perché tra l'altro cerca anche di spezzare una lancia in favore dei soldati in quel film là, quando gli, quello che è l'unico che quando Hitler sclera gli dice: ma in Führer sono soldati che versano il proprio sangue per lei, no? E quello lì che dice per una volta una cosa anche relativamente nobile, è in realtà lo stronzo che ha costretto Rommel a suicidarsi proprio. Sì. Quindi, boh, una cattiveria, beh, sta. Come si chiama? Burgdorf. Bene ragazzi, io qua vi saluto, abbiamo fatto un po' di concetto di storia, abbiamo fatto un bel game, purtroppo di bel gameplay abbiamo perso tutte e tre di partite. No, ti ho invitato, bello, perché non accetti l'invito? Come? Ero già nel tuo gruppo, No, non è vero. Adesso sì. Oh Gesù, oddio. Porco Giuda. Adesso si lotta tutto. Cosa vuoi fare? Un altro soppocaccio, proviamo un eroe. Quello dei due. Io faccio un ultimo eroe. Poi esatto, faccio l'eroe. Però okay, io stacco qui la registrazione. Qui del 38. Al prossimo video. Voi avete fatto un po' di cultura tema storia per il momento della seconda guerra mondiale, un po' di tutto, e poi ne parleremo per i prossimi video. La seconda guerra mondiale è il sequel che tutti stavamo aspettando, molto meglio dell'originale. Aspetta, come disse Einstein, però il finale devo dire un po' troppo fantascientifico per i miei gusti, se no, bomba atomica, che è sta storia, se no, un po' dirla bene, si suicida, però metterci anche il... Però possiamo dire una cosa, che la scena più brutta di questo film è stato l'America quando è arrivata in Italia, che aveva detto che non avrebbe ammazzato nessuno, ha fatto una strage di innocenti. Che è forse l'unica parte più brutta che ci sta del film. Qui del 38, al prossimo video passo e chiudo.